come avete visto oggi siamo col magico e sexy belle. Perché? Perché oggi prima di tutto vi dovete iscrivere al canale e secondo di tutto siamo qui in zona Valtrebbia oggi con la magica Aprilia e la magica Triumph di Belle, che spero si veda qui nello specchiettino. Guarda che bello che è Belle, bellissimo oggi, è proprio un succo. Oggi stiamo andando appunto a Valtrebbiare, però mi sa che questa idea l'hanno avuta anche tante altre persone, infatti siamo pieni in giro di moto. Bello, ma insomma sapete che a noi ci piacciono le strade un po' più libere, però vabbè dai, ci gustiamo lo stesso le curve, faremo un pranzettino, magari ci facciamo anche un bracco, chissà che riusciamo a fare. Tra l'altro qui davanti c'è un gessino bello avventuroso con le Mutant, signori, grande gomma, non smetterò mai di dirlo. E Belle finalmente anche lui ha cambiato la gomma, ma lo vedete più avanti perché vedrete le suinate che solo lui sa fare. Iscrivetevi signori, iscrivetevi, che stiamo crescendo sempre di più e più siamo meglio è. Tra l'altro vi ricordo, se volete venire in pista con me c'è link qui sotto per il gruppo in descrizione, il gruppo di Telegram, così facciamo tante esperienze insieme. Tra l'altro c'è un mugello bello intenso, una doppia data, quindi preparatevi. È caduto qualcuno? Io e la mia ragazza per un coglione contro mano. Siamo caduti in due perché era completamente contro mano, c'è un R6 e una come la tua davanti qua sdraiato. Che coglioni, cazzo. Se potevo me ne andavo. Mi sono lamentato perché l'hai seguito a cascata. Guarda Belle, guardalo. Mamma mia, scintille champagne, è tutto impeperonato lui, guardalo, guardalo che scintillatore seriale. Stavo per scintillare in faccia alla polizia e ai carabinieri. Ragazzi, oggi giornata epocale, perché è la prima volta che lascio la moto in mano al signor Belle. Visto che me l'ha chiesto tante volte, oggi facciamo un piccolo scambio, l'Aprilia per la Triumph. Non so chi ci stia guadagnando di più, però gliela facciamo testare al signor Belle, così vediamo cosa ne dice dell'Aprilia. Al momento ti posso dire che è un'ansietta leggera, leggermente gustosa, però dai, alla fine ti sto lasciando il mio mezzo, quindi trattiamole bene. Mi raccomando che è alta, eh. Prova. Madonna, aiuto! È abbastanza alta? Puttana! È altissima! Mi raccomando come ti fermi, eh? Mi raccomando come ti fermi. No, no, quello sì. Va bene, il freno lo vuoi più vicino? Poi, oddio, Madonna, posso addirittura avvicinarmi il freno? Lo vuoi più vicino? No, va bene, qua così è buono. Tanto basta un dito per frenare. Sì, esatto. Ci sei? Ci sono. Mi raccomando, Belle, mi raccomando, mi raccomando. Oh, aiuto, sento troppa potenza sotto il mio culo. Mamma, che strano tornare sulla naked. Però mamma mia, ma quanto è comoda sta moto. L'Aprilia è sexy da vedere in giro. Mamma mia, ma quanto è agile questa moto. Mamma ragazzi, Triumph Speed Triple RS, signori, RS. Oh, signori, ma che sound, piccolino ma onesto. Ah,
Aiuto! Che sound! Mamma mia, che tuono quell'HP corse! Quanto è bello! Grazie mamma HP! Che bordello che fa! Sapete che non riesco proprio a guidare? Mi sento un po' disabile, non riesco a fare niente. Belle, comunque, se stai guardando questo video, complimenti per il mezzo, perché è proprio... è agile, è leggero, è proprio... non lo so come dire. Il cambio elettronico è proprio burroso, il mio è molto più, diciamo, rigidino quando tra una marcia e l'altra. C'è tanta differenza. Scoppietta anche, ragazzi. Diciamo che se la tengo sui 5000 giri ha sempre tanta di quella coppia, perché comunque stiamo parlando di 150 cavalli, 3 cilindri, cioè tanta roba. Mi fa morire belle, perché con la mia moto va piano. Neanche io riesco ad andare con la sua. Dopo un po' prendi confidenza con questa 3 cilindri bella magica. Devo dirvi che lo sterzo, allora, a me ovviamente comparandolo con quello dell'Aprilia mi sembra molto più morbido, però una volta che ci prendi la mano mi sa molto nice. Ragazzi, poi vi devo fare un test ride veramente dedicato a questa moto, perché è tanta roba. Madonna, quanto va sta moto! Si diverte il piccolo Belle. Mamma, come va la Aprilia! Non sapevo facesse queste bombe! Mamma mia! Che sogno! No, no, ragazzi! Mamma Capicorse, sposami! No, 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 voglio vedere le clip che sta registrando Belle. Saranno un sogno. È infinita, è infinita. Se tu gli dai il gas, sei convinto che arrivi a un certo momento, il momento in cui devi cambiare. Non è vero, neanche ancora. È imbarazzante. Ma che palle, la mia è silenziosa, non si sente. Ma quegli arrow sono finti. Quando ci sono sopra la sento un casino, non vale. Ci vorrebbe un bello scarico aperto, mannaggia. Ma il freno dietro l'hanno montato per bellezza? Sì. Ah, ok, bene. È imbarazzante. Perché? Ma perché ne ha troppa, cioè tu dici, arriva un momento in cui dici, vabbè, adesso è finito. Non è vero, ce n'è ancora. È assurda. Bella, scomoda come la merda. Ma no, è comoda. Ma il panigale era più comodo. No, dai. Il panigale era più comodo. Perché? Sei in avanti. Tutto così, non capisci più. È piccola. Sei il collo che si spezza dopo 2 metri. Bella, assolutamente niente da dire, perché il suo carico è... Figa. Non l'avevo mai visto da fuori in galleria, ha tirato una fiamma rossa così. Guarda che fiamme assurde, è bellissima. Ho detto porco. Bella, guarda, ero molto curioso di provarla. Te la ridò volentieri. Però bella. All'inizio lo sterzo mi sembrava inesistente, super molle. Ho detto che cazzo è sta cosa? Poi c'è il freno che... cioè, e il freno lo devi tirare un pochino, però frena. Una volta che lo tiri ci frena. No, no, cioè. Poi scoppietta. Scoppietta! Non si sente da quando sono sulla mia e sulla tua. Però è una scoppietta. Fa tutto. No, no, però. Sfola tra la quinta, la quarta e la quinta. Sì. Non so perché. Non so perché. Ma questa è una caratteristica delle Triumph, perché lo facevo anche la vecchia. Ma ero così tranquillo, stavo... E che cazzo? Però... Però è proprio comoda. È proprio rilassante. Mi sembra di guidare il GS, ma con un rubio più storto. Non so se prendo come un complimento. No, per comodità intendo. No, il livello di comodità è imbarazzante. Poi senti sto frullino che ti porta in giro. Ti carezza l'anima. Sì.
Cioè, sei rettilineo, sei lì molle, proprio sembra che sei nel burro. Appena dici no, voglio provare a spingere, sta. Ma poi dobbiamo fare un test ride veramente dedicato con questa moto. Proprio fatto seriamente, con caratteristiche tecniche. No, no. Mi piace tanto. Ebbene sì, ragazzi, ci siamo mangiati tanta di quella roba. Ci siamo mangiati. I ravioli alla carne. Abbrasato. Io mi sono preso anche un'insalatina di salate e pomodori. Io volevo prendere le patate, però alla fine abbiamo detto, ma raddoppiamo sul dolce. Esatto. E poi quindi siamo andati di... Tu hai preso la torta? Crostata ai mirtilli. Ai frutti di bosco. Mamma mia, signori. Con panna. Con panna. E invece mi sono preso una affogata al cioccolato bello abbondante. E a tornare... Sarà impegnativa la cosa, soprattutto tenerla lì e che non vada né su né giù, quindi se proprio devi almeno su piuttosto che giù. Non sappiamo, cosa ne pensi. Lo vedremo. Però adesso di nuovo in marcia per iniziare il rientro e spennellare ancora un po' di curvette qui in Val Trebbia. Signor Belle, un po' di digestione non fa mai male. Che bello vedere la gente molesta che saluta, mi piace sempre. Ebbene sì, ragazzi, con la gommettina quasi pulita, vediamo che ci dice il nostro sexy Belle, perché come sapete Belle prima montava un'altra gomma, brutta, purtroppo. Ma ora è tornato da mamma Dallop, sempre col D212 mescola Endurance, così dura di più. Com'è andata oggi, a parte un po' di vento e rumori molesti? I rumori molesti accettabili, un po' fastidiosi devo ammettere. Ma ragazzi, la moto con queste gomme è cambiata da così a così. È una roba incredibile, io non ce la faccio, sono troppo belle queste gomme. Io se potessi, a vita. Troppo belle. Guarda la consumazione, come si dice, le cose, le situazioni. Bellissime. E col Belle tutto emozionato, non mi resta che salutarvi, perché per il video di oggi è tutto. Spero vi sia piaciuta questa piccola gita in Val Trebbia, sperando non ci fermino, perché in là ci sono altre pattuglie, ma speriamo di no, ecco, ci tocchiamo. E quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, iscrivetevi e soprattutto ci si vede ogni domenica alle 18 per un nuovo video. Ciao Merluzzoni!